situazione sismica. Ovviamente la pianificazione oggi ha una sua organicità, nel senso che appunto è stato approvato un piano con coperture, con quello che ovviamente, come tutti, visto che non siamo nuovi della politica o dell'amministrazione, sappiamo bene che il bilancio di previsione, seppur triennale, che deve avere la sua coerenza come ha, tra gli obiettivi ovviamente a più lungo periodo, quindi si parla del 2020, potrà essere modificato, quindi anche le forme di finanziamento e quant'altro potranno essere modificate. Ovviamente spesso è capitato che il triennio, quindi il terzo anno di progettazione del piano delle opere, spesso e volentieri viene modificato. Magari, e questo è uno degli obiettivi che ci siamo dati come amministrazioni, di cercare di modificare, almeno fare una programmazione più puntuale possibile. Tuttavia, ovviamente, può anche essere suscettibile di quelle che possono essere nuove linee di finanziamento che possono far slittare in avanti o indietro quelle che sono gli interventi programmati. Oggi la priorità è stata quella di l'ampliamento del Levi Paradisi, quindi intercettare questi e non perdere questi 2 milioni. Dopo abbiamo una certa stabilità. Ovviamente quello che potrà essere anche la risultanza di eventualmente le progettazioni che abbiamo avviato, quindi se effettivamente può essere economicamente, ho parlato anche sulla carta stampata di una valutazione tecnico-economica di quello che può essere la valutazione complessiva, se recuperare eventualmente degli stabili o eventualmente fare del nuovo come è in programmazione. Quindi questo è un'eventualità che ad oggi questa amministrazione non ha escluso, quindi non c'è nessuna rinuncia a questo finanziamento, ma anzi un approfondimento e maggiori dati e approfondimenti che perverranno a questa amministrazione potranno aiutare sulla pianificazione scolastica futura. Oggi le risposte di qualche settimana fa, oggi queste risposte in più, non ho questi dati ulteriori e magari linee di finanziamento ulteriori che possono emergere da vari enti, quindi oggi la situazione non è cambiata. Ovviamente il piano delle opere è modificabile anche in corso d'anno e ovviamente potrà essere modificato il prossimo dicembre quando appronteremo il bilancio di previsione. Quindi oggi la pianificazione ha una sua coerenza in questo senso. Diamo risposta a, come si è detto, a un affollamento sulle scuole muratori e questa era la priorità. Bene, grazie Sindaco Cavani. Soddisfatto, insoddisfatto, 2 minuti. Vuoi integrare? 2 minuti, Anche meno. Allora, Grazie. risposta alla prima domanda, quella riguardante revisioni sullo statuto comunale. Allora, il 25 di novembre l'Alleanza dei Sindaci del Modenese ha sottoscritto il patto di Modena, è il patto che contiene tutte le misure di prevenzione alla violenza alle donne. Ci sono 14 obiettivi all'interno di questo patto e uno di questi è quello che riguarda l'inserimento all'interno dello statuto comunale di una clausola particolare, cioè l'inserimento della possibilità per l'ente di costituirsi parte civile nei procedimenti penali dove vittima sono le donne. Quindi per questi reati di particolare rilevanza, quindi con sfondo di violenze e maltrattamenti, il patto prevede proprio questo, cioè di inserire all'interno dello statuto questa clausola, cioè la possibilità che ha il comune di costituirsi parte civile all'interno di questi procedimenti penali. Quindi se dobbiamo considerare una modifica però un'aggiunta, un qualcosa di nuovo, sì c'è. E abbiamo fatto già un incontro, si è già riunito il tavolo provinciale il 26 di gennaio e abbiamo cercato di individuare quelli che sono gli obiettivi prioritari tra questi 14, in modo poi da iniziare ad operare per tutti i comuni, sì, insieme, insomma. Quindi uno di questi obiettivi è questo qua. Grazie.
Grazie Assessore per la velocità. Cavani? Non è la questione di essere sereni o meno sul discorso dello statuto, anche perché non è né un feticcio né un totem, insomma. Semplicemente tu hai ravvisato insistenza nella richiesta di chiarimento, però in realtà noi siamo abituati a far domande e a ricevere risposte che in qualche modo possono soddisfare le nostre istanze, quindi tutto qua, tutto qua. In qualche modo comunque mi sembra di poter dire che c'è stata una considerazione potenziale di revisione, oppure tu hai aggiunto qualcosa che in qualche modo va nel contingente, e quindi niente da dire. Ecco, mi rivolgo per un istante al nuovo segretario, e non so quale atmosfera abbiano usato in questo consesso questa sera, direi che sia molto tranquillo nonostante qualche momento difficile. Ecco, io sono impegnato, noi siamo impegnati nonostante le apparenze che diventano evidentemente verità sostanziali per chi vuole recepirli in modo diverso, a cercare di costruire qualcosa a livello complessivo. È molto difficile, però ricordatevi, virgola, maggioranza, virgola, che l'opposizione deve fare l'opposizione. Se chiede e insiste su certi temi, non lo fa per ozio o per piacere di continuare a sentire la propria voce, magari un po' deformata dall'intensità del discorso, va bene? Ma lo fa perché deve assolutamente compiere il suo dovere di parte che, per contribuire alle esigenze dei cittadini di un paese che funzioni, deve appunto creare le condizioni affinché questo avvenga. Cavani, sei perfetto. No, Smeraldi, prima della tua replichina mi ha chiesto l'assessore Venturi di poter integrare relativamente alla tua interrogazione. Sì, buonasera, benvenuti tutti. Un inciso, se mi avete visto uscire e rientrare, perché sono andato a fare i saluti a un evento alla Rocca di Vignola, dove c'erano la sala piena e le istituzioni dovevano essere rappresentate, per cui mi scuso se nessuno ha detto niente, ma ho fatto questo parentesi, mi sembrava corretto a tutti i consiglieri dire il perché sono apparso e scomparso. Volevo fare alcune considerazioni, visto che io ringrazio il sindaco per la spiegazione molto puntuale, però io che non sono un professionista della politica, magari faccio un ragionamento un po' più essenziale. Allora, in campagna elettorale noi abbiamo detto sempre che la scuola Barozzi era la destinataria naturale di quello che era le scuole medie per Vignola. Era stata, diciamo così, consegnata all'Istituto Levi dalla passata amministrazione per ragioni ritenute allora valide e per noi no dopo, però diciamo che per cui la domanda mi suona un po' strana, no? Era molto chiaro che noi il nostro processo della nuova scuola non l'avremmo voluto fare, cioè, per cui visto che io sono un neofita della politica e quando mi dice perdiamo 420.000 euro, sì, forse perdiamo un finanziamento, che però è come che quando uno mi dice ti do 500.000 euro, basta che ne spendi 3.200.000, io dico vabbè, tienteli te, cioè, non so cosa farmi se non ce li ho, okay? E se devo ipotecare il futuro della mia gente con dei mutui che poi mettono in crisi quello che sono gli impegni finanziari del comune nel tempo, questo è quello che mi sento di dire. Poi comunque anche la costruzione della nuova scuola, stiamo analizzando i trend degli studenti che stanno arrivando, che questo sono fondamentali, no? E abbiamo ben chiaro di quello che succederà a breve, a medio e a lungo periodo, cioè a lungo è difficile dirlo, però abbiamo già degli indicatori, probabilmente chi è del settore, chi lavora all'interno della scuola, magari primaria o dell'infanzia, sa già cosa sta succedendo all'infanzia, che sono in forte calo oggi, per cui comunque se avessimo voluto costruire una scuola, probabilmente quando la scuola sarebbe stata pronta non c'erano più gli studenti. Cioè, adesso la fotografia è questa, poi non è garantito questo, perché i numeri ci stanno dicendo questo, però magari adesso, se facciamo delle politiche sociali della famiglia, tali per cui anche i nostri cominciamo a avere più figli nelle famiglie e fare in modo che le nostre famiglie possano essere più tranquille
nel generare dei figli e fare delle politiche diverse, magari questo ci potrà permettere di ragionare in modo diverso. Per cui ci tenevo a dire che stiamo facendo comunque questo tipo di analisi e la scuola secondaria primaria, la scuola media in sostanza, non verrà fatta e stiamo già affrontando con la Tiengo, abbiamo già fatto i sopralluoghi, siamo andati a vedere i locali per fare alcune considerazioni e mettere in campo delle azioni che serviranno a brevissimo, perché avremo un picco che si affronterà di ragazzi che da qui a un paio d'anni che entreranno in prima media e che comunque non sarebbero stati in grado di usufruire di una scuola nuova. Grazie Assessore. Smeraldi, prego per la tua replichina di 2 minuti. Sì, non sono soddisfatto delle risposte che sono state date. Pongo alcune questioni brevissimamente, nei 2 minuti. Primo, prendo atto che non c'è stato nessun atto formale di risoluzione del contratto con la provincia relativo all'utilizzo dell'ex Barozzi, però mi pare di aver capito le dichiarazioni fatte più volte che quantomeno c'è stata una comunicazione, che so, una lettera, un qualcos'altro del sindaco alla provincia, in cui si fa riferimento al fatto, come diceva l'assessore Aurora, che quelle aule servono al comune e quindi vanno comunque liberate. Per quel che riguarda la costruzione della nuova scuola, io non avevo capito la risposta del sindaco, cioè perché ha detto forse la facciamo, forse non la facciamo, si fa, non si fa, non ho capito se si fa, se non si fa. L'assessore Venturi è stato molto chiaro, ha detto che la scuola non si fa, però lo invito a leggere la delibera di giunta dell'Unione alla quale ha partecipato anche il sindaco, che all'unanimità nel piano triennale delle opere ha inserito la costruzione nel 19 della nuova scuola media di Vignola, 3.500.000, forse gli era sfuggito. All'altra risposta il sindaco non ha risposto, cioè quando ho chiesto, l'amministrazione comunale di Vignola, dice il sindaco sul giornale, ha chiesto alla provincia di utilizzare diversamente 420.000 euro. A noi risulta che la provincia ha già risposto dicendo di no, questo il sindaco non ce l'ha chiarito. Per quel che riguarda la risposta dell'assessore Venturi, attenzione, perché in passato già sono stati fatti dei grossi errori nelle previsioni dell'edilizia scolastica, non da noi, dalle precedenti amministrazioni, sono state chiuse delle scuole che poi qualche anno dopo si sono rivelate essenziali, è stata una corsa a trovare delle soluzioni tampone. Cioè le previsioni sull'andamento delle nascite sono sempre discutibili e possono essere messe in discussione da un anno all'altro. A me dispiace che l'assessore abbia delle certezze così grandi, non so se le ha ricavate direttamente dalla scuola, essendo anche partecipe al consiglio istituto della scuola media, però occhio, perché magari fra qualche anno la situazione sarà completamente diversa. Grazie Smeraldi per la velocità. Paola. Sì, io chiedo di poter rispondere al sindaco, perché mi ha tirato ovviamente in ballo nella discussione, penso che sia doveroso da parte mia. Quindi chiedi quantomeno la parola per fatto personale? Sì, assolutamente per fatto personale, anche perché per fatto personale ha detto alcune cose, quindi ritengo corretto in qualche modo rispondere. Poi io questa sera sono particolarmente pacata, mi sorprendo di me, ma come prima anche il presidente si era un attimo distratto, anch'io mi sto distraendo e devo ritrovare sì, un equilibrio. Sì, no, stasera sono, scusate, ho dei pensieri un po' diversi anche, sono un po'. I toni, insomma, sono questi. Allora, nessuno accusa nessuno. Abbiamo, come si può dire, due visioni diverse dei modelli organizzativi che si possono implementare all'interno di una pubblica amministrazione. Nessuno si deve sorprendere, perché eravamo antagonisti in campagna elettorale, quindi su alcune cose eravamo anche d'accordo, su molte altre in disaccordo. Facevamo parte di due schieramenti diversi, portavamo due progetti su Vignola diversi, due programmi in buona parte diversi, e quindi abbiamo a oggi posizioni diverse. E sull'assetto organizzativo della pubblica amministrazione rivendico di avere un'altra idea che non è quella del sindaco. Quindi
nessuno intende offendere questa amministrazione, neppure il sindaco, per avere un'idea diversa dalla mia, ma io rivendico il diritto di poter dire che penso e ritengo che l'idea di riorganizzazione che è stata pensata, in parte implementata e che comunque è in essere e in divenire, non mi trova d'accordo, non la trovo convincente e a lungo andare la ritengo anche poco efficace ed efficiente, e forse l'unica cosa che rimarrà è il fatto dell'economicità. Io ritengo che il nostro faro debbano essere alcune disposizioni normative che hanno segnato la storia della pubblica amministrazione, dall'ultimo il decreto legislativo 150, e io credo fondamentalmente nella divisione dei ruoli e dei compiti: da una parte la funzione di indirizzo che spetta all'organo politico, dall'altra parte la funzione di gestione dell'amministrazione che spetta ai ruoli apicali, dirigenti e a scendere dalle PO fino all'ultimo dipendente. La cosa che mi stupisce è che si travalica e si tracima, mettendomi in condizioni di dover replicare qualora si afferma che io, insomma, dico che.